Continua a Perito l'iniziativa La piazza si veste di nuovi colori, organizzata dalla Proloco di Perito con il patrocinio del comune di Perito stesso. Oggi è la seconda giornata di questa fantastica iniziativa. Allora, sì, oggi continuiamo con questo progetto di recupero del muro in cemento armato in Piazza della Vittoria qui a Perito, un'iniziativa che è iniziata già lo scorso ottobre, che si era concretizzata con la realizzazione delle prime due opere, e da ieri stiamo invece procedendo con la realizzazione della terza opera, sempre di street art. È un progetto importante a cui tenevamo molto, sia come Proloco ma anche come il comune, l'amministrazione comunale. Infatti approfitto per ringraziare ovviamente il sindaco per le autorizzazioni, perché questo spazio meritava un recupero, perché essendo appunto al centro del paese, diciamo che la situazione precedente era abbastanza poco estetica, diciamo così, e quindi ci tenevamo molto a realizzare questo progetto. Era già diverso tempo che immaginavamo una soluzione del genere, e grazie anche al contributo degli artisti stiamo riuscendo a portare a termine questo progetto. Tutte le opere hanno un filo conduttore che riguardano la cultura locale, quindi siamo partiti dalla memoria storica rappresentata in due anziani, come appunto memoria storica del paese, delle tradizioni che riguardano non solo Perito ma tutto il Cilento. Abbiamo continuato attraverso le tradizioni legate all'agricoltura, quindi la raccolta del grano, che un tempo era una pratica diffusa nel comune di Perito, ma non solo ovviamente. E la terza opera è quella che stiamo realizzando oggi, è invece legata al brigantaggio, essendo stato Perito anche protagonista di alcuni eventi dei moti del Cilento, e quindi tutti e tre questi disegni sono legati da un filo conduttore. Sono di Agropoli, originario, ora non vivo più qui, ma vengo saltuariamente per lavoro e diciamo l'organizzazione della Proloco e questo diciamo, quest'evento mi ha dato molto stimolo perché diciamo, vivendo fuori, tornando qui ogni tanto, ho rivalutato molto il posto in cui viviamo, il Cilento, che, da cui scappiamo quasi tutti fondamentalmente, e questa diciamo, è un'ottima cosa per riportare un po' di gioventù e un po' di vita in questi posti. Allora, la scelta appunto viene dal tema memoria e ruralità. Ho raffigurato un brigante, ovviamente nel mio stile, che deriva molto dal graffito, e ha in mano una chitarra che finisce a forma di fucile a trombone, che era il classico fucile dei briganti. Ha un mantello e vola, diciamo, sul Cilento, e quindi diciamo una sorta di supereroe, perché i briganti alla fine per noi sono stati una sorta di supereroi perché hanno tramandato anche la nostra cultura, anche e soprattutto tramite la musica. E quindi per questo la raffigurazione di una chitarra a forma di fucile, è come se fosse stata la loro principale arma di conoscenza, oltre a doversi difendere con le armi a suo tempo.